E questa è la stazione di Colosimi, che al momento ci troviamo praticamente a fine giugno 2021, al momento non è raggiunta dal servizio ferroviario, perché ci hanno spiegato che sono in corso dei lavori per sanare le frane presenti sul percorso, sul tragitto che va da Colosimi a Rogliano e viceversa, che è il tratto che non è al momento operativo. Infatti potete vedere qua, insomma, c'è un po' di erba, ma è normale, se i treni non passano chiaramente diventa così. E quindi ci hanno spiegato qui che sembrerebbe questi lavori siano quasi finiti e che forse a fine luglio dovrebbe riaprire tutta la tratta Cosenza-Catanzaro. Anzi, sembra addirittura che c'è questo bel progetto che prevede il miglioramento della linea. Beh, certo, questa è una linea importantissima, fondamentale, perché questa dorsale è un posto ricco di borghi incredibilmente belli, con prodotti locali, e quindi avere la ferrovia e permettere alla gente di spostarsi agevolmente tra i due capoluoghi, Cosenza, Catanzaro, con tutte le tappe intermedie, è importante, perché è un servizio. E non andate appresso a quelli che dicono che i servizi ferroviari sono antieconomici. No, tu prima dai il servizio, poi dopo la gente lo usa, no? Se funziona, la gente lo usa. È chiaro, se tu c'hai un servizio che per andare da Cosenza a Catanzaro e viceversa ci impiega 3-4 ore, uno è meglio che va a piedi, è evidente. Però ecco, questa è una bella notizia. Se ripristinano il servizio a fine luglio siamo felicissimi e sicuramente torneremo a vedere, anzi io poi prenderò il treno da Cosenza a Catanzaro per vedere se ci impiega di meno da quando avevo 13 anni, che sono passati oltre 50 anni, quindi farò il confronto. Ovviamente tra Soveria, Colosimi, poi per arrivare a Scigliano, a Rogliano, c'è un servizio di pullman, sia in un senso che nell'altro. E ovviamente il servizio, diciamo, sopperisce in qualche modo ai treni, però non è la stessa cosa. Perché? Perché facendo la strada interna ci mette molto più tempo, però il servizio c'è. E allora, niente, aspettiamo che le frane vengano, diciamo, sistemate e che si ricominci a viaggiare col treno. E qua, come al solito, i vecchi scambi meccanici, che sono ovviamente un reperto storico, e adesso chiaramente gli scambi funzionano con altri sistemi. C'è una centrale operativa e da quella si comandano gli scambi, ed è giusto così, la tecnologia va avanti. E questo è il famoso cartello che c'era in tutte le stazioni della Calabro. Chi prendeva quei treni 50 anni fa, 60 anni fa, lo sa: effettuazioni e soppressioni. E qua l'ultima data che leggo è 18/2/2011. Ecco, poi sono cadute le frane e addio collegamenti. E quindi da questo lato si va verso Scigliano, verso Coraci, Scigliano e poi dopo ancora Pagliano, eccetera, mentre invece da questa parte, dal lato opposto, si va verso Soveria, Vaccarizzo, Bianchi. Quindi vedete quanto è importante questa linea.
questo è tutto dalla stazione di Colosimi della Calabro Lucana. Forza Calabro Lucana, abbiamo bisogno di te. La tua presenza è fondamentale per la nostra regione.